Ragazzi, qui Wolf e Jacopo Mi. per questo nuovo live. Oggi, come penso molti di voi potete vedere, abbiamo cambiato gioco e siamo su Just Cause 2. Per chi non avesse capito, è un si può dire un gioco terza persona stile GTA ed è abbastanza divertente, visto che adesso iniziamo a far fuori questi agenti governativi qua. Comunque, vedete, le sue armi principali sono rampino e paracadute. Vabbè. Adesso qua vorrei che Jacopo mi chiama, non sta facendo niente. No, io sto No, lavorando. comunque guardate, questa qua è Non troppo. Questa urlare! qua è troppo bella da fare. Ragazzi, non sappiamo come verrà l'audio in questo video. Boh, insomma, speriamo Comunque che adesso venga bene. ho sovraccaricato il sistema, guardate cosa succede adesso. Bella, Dai, ci siamo mi quasi. piace sta storia. Boom! Sì, mi piace veramente sta roba. Poi sì, adesso qua che faccio scassi i commenti da marzo. Chi No, sto guardando lì. io? Ma cosa Poveretto! stai cercando adesso? Niente, tu vai tra. Ragazzi, oggi è stata una giornata movimentata, come al solito Windows 8 è crashato. Vabbè, Scusate per scusa. craccato, però mi viene naturale. Ecco, non è Sapete craccato. quanto è dubbia la fama Non di è Jacopo Mi? craccato, Windows 8 è originale. Anzi, a proposito di Windows 8, oggi solo per voi vi voglio parlare interamente per l'appunto di una nostra piccola ricerca che si è svolta No, beh, io direi di aspettare, poi nel... facciamo, no, facciamo una serie, faremo una serie dove faremo un po', diremo un po' delle nostre ricerche che andranno dai videogiochi, Allora, dai io questa programmi. ricerca me la sono imparata a memoria ieri sera. Praticamente, se non me la lasci dire ora, io fra 2 giorni non la so più, anche perché stasera devo studiare per le 2 verifiche che faremo a scuola domani, Che perché... giustamente lui non è che No, ha... io non studio prima. Aspetta, qual era la password di ForShared che avevo inserito? Ah già, sì, Diciamo la era tutti. video... Ah, Comunque, scusatemi. stavo dicendo, qua vabbè, siamo già scorsi due, come vedete questo qua è un gioco abbastanza intelligente, visto che per adesso sta raccogliendo delle risorse. Paolo. Mariano Niente, no, Papacocco. scusa, no, era password. Cioè, volevo dire, no, Vabbè, diciamola tutti sì, tanto la main naturalmente. non la sanno, perché chi vuoi che sappia che io sono io. Per chiunque volesse contattarmi, sappiate che io non rispondo alle mail anomale. Anomale. Anomale, perché qua è, come ha detto Stefan Kaus, che ha insultato tutto il nostro pubblico, siete tutti degli stalker, e quindi Ma io... non so se abbiamo... No, vabbè, lo sappiamo Forse se l'avremmo già sì, caricato no, oppure perché in realtà lo stavamo facendo oggi, solo che durante il montaggio il computer è crashato. no. Quando Come al era il solito. 99% di download è crashato. No, vabbè, che lo... Vabbè. Comunque, ragazzi, adesso mi divertirò un po' Divertirò. con... Vabbè. Questo è il coltellino qua, poi dato gli agenti volenti di Panao, che se non lo sapeste l'isola dove è ambientato sto gioco, che è un'isola che non esiste. Madò, 44 minuti rimanenti. 48, 46, 47, 45, Allora, 44, guardate questa 48, qua. 43, sì! No, scusate, stiamo scaricando un file. Ah no, guardate, Sto adesso qua scaricando un vedrete file. una cosa abbastanza spettacolare, se ce la faccio. Adesso vedete questa qua è una statua. Se sto coso qua si alza, forse, ripeto, forse. Guardate, ho rotto la statua! Spettacolare, ragazzi, ho rotto la statua del presidente Panao. No, Panai, Baby Panai si chiama sto presidente qua. Comunque ora direi di andare a prendere un aereo, perché qua sì, ci sono anche gli aerei. Oltre a una mappa che è gigantesca. Sto gioco qua ha preso tutte le varie cose sui nomi di GTA e l'hanno messe tutte insieme. Guardate sto aeroplanino qua quanto è bello. Vedo. Naturalmente io non so. No, cavoli, cavoli. Ragazzi, non so come decollare con quest'aereo qua. Ma che cavolo? Niente, tu non ti preoccupare. Vabbè, l'aereo si è rotto, abbiamo avuto qualche piccolissimo problema con l'aereo. Volare, fuoco, cantare. Ci ho messo proprio bene sto video. Ma dai, fai come al solito, ha detto il mio cognome.
Scusate, è stato un errore durante il montaggio. Mi sono fatto influenzare da Stefan Chaos. Tutta colpa sua. Sì, esatto, è perché. Comunque qua sto usando questo mini bug tipo per andarmi in Ma giro. nota, 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 da queste immagini che abbiamo trovato su internet c'è scritto che il PC è crashato sempre per driver È error. sempre quello Come? lì, vabbè. Ragazzi, voi non potete saperlo, ma aspetta. No, aspettate ragazzi, questa qua da vedere. Guardate, aspetta, Come Jacopo, guarda, guardate che dov'è che sono. bella. E la cosa più divertente è che adesso se si muove carica. Sì, vabbè. No, deve decollare sto qua. Bella. Lui praticamente sta qua sopra. Sì, ma deve decollare però. E la cosa bella è che lui continua a stare qua sopra anche se Sì, ma è un decolla. po' lento, cioè potrebbe decollare. Io non ho mai visto degli aerei così lenti. Oh, Ma vabbè. che cazzo? Che questo qua mi ricorda molto un'aria. Oh, bravo, così si decolla, vedi? Prova a premere il cerchio, tipo così. No, no, non prendere! Ops, scusate. Adesso dov'è che Adesso prendi il aspetta. cerchio. Prendi il cerchio, te lo dico io. Non mi fido tanto, sì, vabbè, non so, non mi ricordo più come si usa la mappa. State tranquilli, questo gioco qui è recente, non è vecchio. È del 2010, mi sembra. Esatto, Sì, prendi il ma cerchio. no! Ma cosa? Scusate. Sì, Jacopo mi sa un po'. Scusate, non l'ho fatto apposta. Vabbè, tanto ce ne sono tanti di aerei in un aeroporto, Ah no, aspetta, poi mi salgo no? dei Ma magari due. quell'aereo lì torna. Cosa ne so? È lo stesso male. Ma che cazzo? Ah, questi qua, guardate un po' i grandissimi veicoli. Sì, vabbè, sentite come la polizia sia molto Sei simpatica. in allerta, sta attento. È ucciso! È certo, il mio No, in questo gioco qua si uccide. lavoro. Eh sì, questo qua è un agente dell'agenzia, che chi non avesse capito la CIA. Che cosa significa CIA? Cinesi infiltrati in America, vergognati! Quest'auto qua è conciata bene. Io proporrei, ecco, di scendere. Giustamente l'albero è caduto. Allora, adesso saliamo sulla motoretta. Ma che? Lasciamo Voglio stare. dire, sono gioioso oggi. Guarda un po' la motoretta troppo bella. Sì, ok ragazzi, oggi mi sento gioioso. Allora, Jacopo. Come stavo dicendo. Adesso guardate. Ragazzi, rubiamo un altro aereo. Scusa Wolf, ma è normale che l'HDPVR abbia la luce nera? No, No, è verde la luce. sono daltonico. Sai che? Scusate, il nero e il verde si confondono, perché qua il verde è scuro, poi c'è buio, poi c'è la tapparella su e un po' giù, e poi adesso fra un po' io devo tornare a casa, Sì, in vabbè, se autostrada in bicicletta, perché ho recuperato la bicicletta del vecchietto. Non so se abbiamo già caricato il video in cui spieghiamo cosa è successo alla mia bicicletta l'ultima volta. Lo vabbè. Comunque adesso caricheremo. dovremmo raggiungere, se ce la facciamo, si spara. Perché? Si è messi bene. Adesso stavo scaricando un file da forzare, solo che ci mette 44 minuti. Vediamo se trovo in internet un profilo premium, password username di un profilo premium su forzare. Comunque Vediamo. ragazzi, adesso qua stiamo per arrivare nella città, no, nella capitale di Palau, guardate un po' quanto è grande, abbastanza piccolo rispetto a GTA, però è forte. Ho distrutto una statua a caso, ragazzi. Eccolo qua, premium forsharded. Certo. Vediamo se abbiamo trovato l'username e la password funzionanti. Naturalmente noi non è che stiamo attaccando tutto. No, non è legale usare l'username e le password degli altri, quando questi altri te li hanno dati legalmente come volevi. E più, sì, vedete come questo qua abbia la sua scorta di paracadute infinita. Ma che bastardi, io pensavo che ti desse username e password, invece te li fa comprare. Vabbè, cosa significa? Premium hack, forshare premium account. Ragazzi, per chi non conosce forshare, io ve lo consiglio. Se qualcuno nello stato di forshare vede questo video, Mi sembra che questo guarda si mette a insultare la persona. ecco. E abbiamo. Ah no, guardate, questa volta qua da farvi vedere. Come penso avete visto, qua c'è un elicottero. E questo qua si chiama, per chi non lo sapesse, Rico Rodriguez. Ha il suo sistema per. Vabbè, questo qua tiriamo giù.
Premium link generator, forsha. Ma che? Dove cazzo è? Ragazzi, abbiamo per... Boh, c'è sto qua che vedi, no. Ah, no, sono dei miei. Sono abbastanza dei miei amici. Ah, ma ecco qua, premium link generator. Sì, ma spara! È tedesco, ma va bene lo stesso. Ma no, vabbè, comunque io ho un mio amico qua che dovrebbe sparare, ma fa tutto fuorché sparare, no? Adesso se... Sì. Ma qua un tizio. La cosa bella è che qua c'è anche i tuk-tuk. Sai cosa sono i tuk-tuk? Sì, sono quei cosi che si mangiano, che sanno di tuk. Ma che? Qualcuno di voi legge lo slovacco in sala? Ma che? Non capisco. Dov'è la sala? Vabbè, non capisco praticamente che cazzo. Sicuramente capito che un mio qua è fatto un po' male. Sì, no, noi praticamente stiamo slogheggiando tutto il video. Ma questo gioco qua è fatto per No, l'originale. io non sto parlando del gioco. Stiamo slogheggiando e basta. Ecco, adesso è partito praticamente No, senza ma dov'è che che. mi sta sparando? Ah, guardate un po' come si fa qua a casa mia a tirare lì. Questa qua è una cosa fantastica, perché? Vabbè, spara, guardate, adesso qua. Deve fare l'attacco con Cocobo, che è stato proprio di schiacciare il pulsante in croce. E adesso abbiamo un elicottero. Chiaramente poi si monta. Problema che qua non vedo nessuno. Allora, io praticamente adesso sto scaricando una cosa, ma ragazzi, ma secondo voi scaricare qualcosa da Mega Upload funziona? Cioè, cosa ne pensate di Mega Upload, ragazzi? Anche Download Zone, tutti i siti molto conosciuti. Dateci le vostre opinioni, commentate, mi raccomando, commentate. Vogliamo sapere soprattutto perché. No, perché no, adesso sono su Mega Upload, ragazzi, ma perché c'è scritto qualcosa tipo il sito non è stato trovato, cos'è? È offline per aggiornamenti? Potrebbe anche essere, io qua sto Aspetta, se è muovendo. offline lo scrivo da qualche parte in internet, vediamo. Mega upload. Mega Sì, upload. vabbè, io qua sto continuando a Ma tirare che giù il tizio figata! Da dell'elicottero. Softonic puoi scaricare Mega upload in questo browser. Allora, Sicuramente, vabbè. Mega upload era un servizio di. Cosa vuol dire era? No, ragazzi, qui qualcuno ha fatto una cazzata su Wikipedia, ha scritto il verbo sbagliato, perché qua c'è scritto Mega Upload è stato un sito web di file hosting internazionale ed era disponibile. Perché è tutto scritto in passato? Va ricorretto. No, Ma non è che mai... aspetta, aspetta, qua. URL sito sequestrato. Deve essere una nuova ditta. Sequestro Mega. guarda che significa che l'hanno chiuso, credo. Ah. Sì, Beh, dal vabbè. 19 gennaio è stato sequestrato il Dipartimento di Giustizia, violazione di copyright e pirata. Chi l'avrebbe mai detto? Mega Upload era pirata! No! Ma chi l'avrebbe potuto mai dire? Mio Dio! Cioè, Ah ma... già, ma è vero, io lo sapevo già, avevo fatto una ricerca, avevo presentato la tesina d'esame su Mega Upload. No, allora aspetta, vabbè, se Mega Upload è offline troviamo un link alternativo su un sito tipo. Scarica tutta roba pirata gratis illegalmente. Non so, spariamo un nome a caso. Download Zone. Boh, Ma proviamo. che Download è Zone. tutto Co Non lo forte? conosci Download Sì, Zone? ma è tutto forte, non è a caso. No. Aspetta, vediamo. Che giustamente no, una squadra speciale si fa tirare giù con una pistola. Download Zone forum.net. Vediamo un po' che bello che è sto sito che a me è sempre piaciuto. Perché mi chiede super micro please login username e password? Non sapevo che ad un Blue Zone bisognasse avere un username A quanto pare sì. e password. Ma è strana sta cosa, ma. Ma come hanno fatto lei che mi è Ma non è morto? che hanno chiuso anche ad un Blue Zone? Don Blue Zone tornerà, non è la durata della chiusura? Ma Cosa vuol dire? l'hanno No, chiuso. hanno chiuso anche ad un Blue Zone! E adesso come faccio a scaricare tutta roba pirata del cavolo che. Sì, vabbè, io sono Ma caduto che nel figata, mare. anche downloadzone.intervista.org c'è scritto Nucleo Polizia Tributaria Firenze. No, guardate, di qua sapete no la storica Ma adesso. è farlocca. Cosa? Il logo della Guardia di Finanza è Ah, farlocca. beh, che la cosa divertente di questo qua per esempio che voi potete buttarli fuori da là. Sembra. Vabbè. Boh.
Qua c'è scritto ho piaciuto di... No, guardate però come è messo il disco che ho ammazzato prima, no, adesso non c'è più. Sì, vabbè. Abbiamo riaperto, questa volta legalmente. Nodonlozonforum.net. Ovviamente non avremo nessun tipo di download sul sito. In che senso, scusa, download zone era fatto apposta per scaricare roba gratis illegalmente pirata da internet. E adesso come si fa? Tutto un altro metodo. È andata la polizia postale. Ragazzi, ma scusate, ma... Scusate, ma la polizia postale non dovrebbe fare altre cose del tipo... No, ma ragazzi, ma adesso... Adesso che... Adesso come faccio a scaricare la roba che trovo anche su Softonic? Softonic a pagamento. Gratis. Ah, che io non sono mica il tipo che scarica la roba pirata così da internet gratis. Cioè... Io le cose le compro, per favore, Wolf, Sony PlayStation, non so che schifo di sito è sto qua. Nodonlozone non accetta materiale wireless illegale, beh. Scusa, ma che senso hanno? C'è stato il Nodonlozone. La promozione in Nodonlozone. Hanno promosso. Adesso volevo vedere, perché in questo gioco qua c'è anche una specie di auto che assomiglia a Bugatti. AutoCAD? No, cos'è che hai detto? Aspetta, ripeti. C'è un'auto che assomiglia a Bugatti. Ah, non AutoCAD. No, io avevo capito male, scusa. Sì, guarda, c'è l'auto con me che stai passando. No, è che praticamente la notizia che Mega Upload e Dondozone hanno chiuso mi ha sconvolto, perché io andavo tutti i giorni su Dondozone per... No, guardate che marchio. Per parlare in chat con l'amministratore, perché è mio amico. Cioè. Allora, guardate un po' che automobilina che ho recuperato, sì, adesso si sta rompendo tutto. Vabbè, sì, ma hanno bucato là. Ti hanno bucato. La gomma. Ti ho fatto il drone. Ma che... No. Cosa significa? Non lo so, sei bucato. No, sei bucata la gomma. Allora ragazzi, questo qui è un video tutto alla spalla. Praticamente, come avrete capito, in questo video noi stiamo improvvisando tutto. Perché io avevo fatto un copione, ma Wolf naturalmente mi ha sballato tutto, quindi adesso sono... Ah no, aspettate ragazzi, non so la Bugatti che sto dicendo. No, la Bugatti ho preso, ho trovato la Bugatti forse. Sì, vabbè. Non so neanche quello che sto dicendo, come si chiama. Infatti ho parlato praticamente di un casino di roba, di tutto. No, aspettate ragazzi, riesco a prendere la Bugatti secondo me, eccola lì, quella lì davanti. Andare più veloce facendo lo scatto che andando in moto. Ah, aspetta. No, mi sa che non è la Bugatti. Ah sì, questa qua è la Bugatti. Infatti Mancini cavallo numero 1. Dai. Aspettate ragazzi. Ragazzi, fatemi guidare Jacopo lì, che lui è un professionista. Che io questo gioco qua magari mi trovo anche meglio a guidare. Beh, è più arcade rispetto a GTA. E allora è meglio. Sì, ma guardate quanto sto andando. È troppo bella da guidare sta auto qua. Ciao, passa. Aspetta. Passa che faccio io. Perché troppo bella. No, voglio provare io. Ecco. Ma in passa. Prova a fare la in contromano. No, da qua voglio provare io. Però prima voglio provare senza il contromano. Dai, che mancano 5 minuti, poi devo tornare a casa. Fammi fare il video. Voglio provare. Vabbè, senti, non è... Dopo. Provare. Adesso, ragazzi, vedete giocare Jacopo Mi, che sarà un spettacolo. Incontro male in autostrada. E va che pelo. Proprio pelo contro pelo. Adesso va incontro qualcosa. Che qua, giustamente, quando va incontro le cose, rimbalzano. Cioè. Molto, ragazzi, molto non andate mai incontro male in autostrada. Ciao. Come stavo dicendo. Vabbè, allora, questo è un altro gioco che puoi fare un po' di video perché troppo. Ragazzi, potete notare che stiamo andando molto molto veloci. Ragazzi, questo qui sembra un rettilineo molto facile, ma fra un po' arriva la curva. E lì siamo collegati. E adesso vi divertite. Com'è che... Ops. Bene. Grazie, volevo giusto girare. Ma che cazzo... Qua adesso torniamo indietro. Allora, ecco, io stavo andando di qua appunto, non capisco. Ma cosa serve fare un condotto che unisce due autostrade? No, qua sono due città. Allora, no, stavo dicendo, andiamo molto veloci. Facciamo un gioco, devo cercare di schivare tutte le persone che ci sono in autostrada. Se non mi vengono addosso loro, io ho parlato di persone, non di muri. Sì, ma... Allora, scusate.
Paragonate la grandissima fisica di questo gioco. Abbiamo fatto un salto acrobatico notevole. Vabbè, questo gioco qua con me è tutto, sì, vabbè, con l'auto no, che giustamente va più veloce. Spettacolare. Ma che cazzo di sgombata? È un'auto. Oh, è una figata sta sgombata. Sì, non sgomba più. Sì, ma però l'auto la stiamo rovinando. Allora, facciamo un gioco adesso, un test. Io vorrei tornare su in autostrada perché ero più comodo, c'era meno curve. Comunque non importa. Adesso facciamo un test. Io prendo velocità se mi riesce. Non è facile. È pieno di auto qua, sono tutti Pirlax di qua che guidano. Forse sei te che lo sai. Allora, proviamo così. Facciamo un piccolo test. Prendiamo un pochino di velocità, se mi riesce, ribadisco. Ma cazzo, guidano tutti di merda in sto gioco. Ah, bene, oh, bene, adesso bene. Sì che siamo sul rettilineo. Ops. Ma in basso l'auto, dannazione. Allora io devo. Ma no, aspettate, come no. Faccio risalire frena, in strada. Frena un attimo, frena. C'è una donna che sta scappando. Ma no, guardate, ora dobbiamo fare un po' di casino. No, io vorrei fare un test. Riportami su in autostrada che faccio io un test. No, non ci fa. Teaser in spam. Allora, ciao, riportami su in autostrada che faccio vedere un test da Formula 1. Aspetta, vediamo poi di studiare tutto su quello qua, sperando di non morirci sotto. Perché poi adesso per portarti in autostrada avrai una mezza idea. Portami. Facciamo un super test. Ti spiego quale sarà il mio test. Praticamente sarà molto divertente. Noi praticamente andiamo in autostrada contro mare, tutta sballata. Quando vediamo che c'è un'auto che ci sta avvicinando e che praticamente ci sta per venire addosso. Ah vabbè ragazzi, qua deve anche distruggere giustamente i mezzi di propaganda. A tutta birra noi impuntiamo la marcia all'indietro e praticamente facciamo questo minigioco. Ecco, non ha funzionato. No, aspetta, adesso ce la facciamo. Dai. Ok, adesso dobbiamo recuperare un veicolo. Sì, non ci vorrà molto. Qualche ora dopo. Ma che cazzo! Ecco, ferma questa qui che mi piace. Aspetta adesso. Sì, c'è una tizia. Sta guidando tranquillamente. No, ma l'hai già scassata. Ok, facciamo il test adesso. Allora aspetta, adesso ti voto contro mano e poi. No, non serve, ci penso io. Anzi no, forse è meglio se lo facciamo così, perché sennò farlo un contro mano è così. Più sì, prendi un po' di velocità. Ma sta auto qua ha una guidabilità schifosa. Non cadere per favore. Ma mi piace. Allora, che... facciamo il nostro super test. Ma guarda quanto gira sta auto qua. Appunto per questo ti ho fatto scegliere quella. Da qua che faccio vedere il test. Vabbè, la polizia, naturalmente. Sei scemo. Sei tu che prendi. No, aspetta. Ti riporto sull'auto. Passare il joystick taglio. Questi qui sparano? Sì. Ah, non è una bella cosa. No, vabbè, quello lì. Aia, come faccio a rubare qualcosa? È come GTA. Ah, semplice. Adesso c'era. Sembra divertente. Allora, fuori dalle palle. Allora, chiudi. Ma fa cagare. Perché, auto di sintomano. Allora, rubiamo questa qua che mi pare più sportiva. No, la Station Wagon. Allora no, non va bene. Anzi no, vabbè, prendila. Va bene lo stesso, dai, sempre meglio di niente. Oh, che cazzo fa? Oh, ma già, mi piaceva di più l'altra, Io quella te l'avevo detto. Sembra fa abbastanza schifo come altro. Sì, anche perché non ha. Oh, prendiamo un po' di velocità. Ci vuole tantissimo per farlo. Poi soprattutto se lo fai così. Ma quella lì, guarda, un'auto della polizia. Non si riesce a guidarla sta roba. Ma quando un'auto si riesce a guidare? A me piaceva la Mancini, la Cavalli, come cazzo si. Mancini Cavalli 1001, che prima non sapesse. Adesso che abbiamo preso un po' di velocità, ragazzi. Super test epico. Marcia indietro! Ma fa cagare! A me piaceva di più la Mancini. Era la più sportiva forse. Allora andiamo a cercarne uno. Intanto il PC magari cazzo. Che bello. Andiamo a cercarne una, tanto con questa velocità qui la troviamo di sicuro. E anche se la troviamo. Sì, vabbè, quella lì che non avesse capito l'auto dell'esercito. Sì, perché qua la polizia non esiste, c'è soltanto un esercito e basta. Allora, tanto la ripartita senza problemi.
qui noi siamo qui in mezzo all'autostrada. A non fa... vabbè. No, grazie, non mi serve la pistola. Vabbè, una Sakura fa un po' cagare. Cosa serve un collegamento fra due autostrade, così ci vuoi andare in contromano, ti semplifica la vita. Ah, mi sa che quella lì è quella di gialla, lì davanti. Benissimo, allora, prima la rompiamo. No, aspetta, affiancati. Eh sì. Ok. Ok, più o meno. Dov'è? Quella lì. No! Ma chi? Bastardo! Aspetta, poi vuoi prenderla. Prova a riprendere, dai, prendila! Io voglio sapere perché mi... Ragazzi, all'inseguimento della sportiva. Con la Sakura, poi. Ma mi sa... No, è sparita. Ah, no. C'è. Riprendila tu che tu sei più bravo, poi faccio l'esperimento. Sta attento con i passi joystick a non fare la strozzata come prima. Ma si è sparita! Non c'è più! Proviamone un'altra. Vabbè, succede nei giochi che di autospettacolo. Vabbè, questo qua si chiama Last Cause. Proviamone un'altra. Tanto io sono qui, se c'è un po' di tempo. No, non è ecco, motoretta. No, aspetta, Oh, non è una motoretta, magari. No, è questa qua. È questa, ruba. Bella. Ok, adesso, fermati pure, senza... Non c'è bisogno di continuare nelle città. Ci penso io, tanti. Tanto cosa volete che succeda? 3 minuti dopo siamo morti. Cazzo, ma è forte sta arma. Che cosa bella che lui non si muove. Ok. Beh, diciamo un altro. Ho completato l'obiettivo, sfascia la macchina. aia. Ecco, ragazzi. Ecco, perfetto, vi ho fatto una bella versione 1. Sì, vabbè. La ruspa! No, non è una ruspa, è una cip. No, bastardo! Aspetta, punta lo schiaccia, mi sembra L1. L1? Sì. No, L1. No, quello lì è quello. Cavolo. Come cazzo è L1? Sarà quello sopra. Boh, lo so, anch'io. Guarda, c'è un tizio che ti sta sparando. Ma abbiamo la motoretta. Ma me la fa rubare. Sì, ma tanto lui non è capace di sparare. Ruba la motoretta, deficiente. No, non dire a Jacopo qui che gioco è troppo. Ma che è? Dov'è sto bastardo? È lì. Ah no, prendi il port. Senti. Un attimo, ci penso io. No, è... Ci penso io. No, questo moriamo. Che amico torna. L'ho fatto. Vabbè, sali lì. Adesso niente ci può più fermare. Volevo dire. No, io volevo la motoretta. No, vabbè, anche questo qua. No, voglio la moto. Guido la moto, vediamo. Ma chi è Guido la moto? Ma perché c'è un autofermo? Allora, c'è stato un tamponamento. Oh, ma non fa fare l'impennata. No. Guardate ragazzi che. Ma mi sa che fa un po' dobbiamo spingere. Dai, allora. Rubare l'auto. Bravo, ho rubato l'auto! Una mancini. Ok, facciamo questo test se ci riesce. Poi direi di chiudere qua. Sì. Allora, il freno a mano abbiamo capito che è il quadrato, la retromarcia. Retromarcia L2. Non è facile perché prende tanta velocità. Vabbè, ma è la Bugatti. La Bugatti scuola va 400 euro. Sembra divertente sto gioco. Ma che? Tanto la bella che così ti stai a guardare. Eh sì, ragazzi, non rifatelo a casa. Ma se io premo per caso qualcosa tipo così si dovrebbe mancare il cerchio, no? Vediamo? No. Scusa, no, aspetta, può cambiare. No, stop. Sembrava divertente. Non mi riesce più di fare. Così va meglio. Adesso proviamo a lasciare il joystick in un momento qualsiasi, tipo 3, 2, 1, via! Ho preso il controllo. Ops. Vabbè, tanto non succede niente. Cosa cazzo è successo? Si è bagnato. Riprendiamo l'auto. Non mi fa più che qualche problema l'auto. Non mi fa più ops. No, corri, togliti. È normale che vada a posto. Togliti dalla macchina. Ops. Non si è fatto niente. Adesso penso proprio di non poter più risalire sulla mia auto. Vabbè, con gli alzi all'auto, ragazzi,
io direi di fermarci qui con un'epica evasione tipo questa. Ecco, giusto. Ma chi è? No, non c'è niente da. Non c'è niente da distruggere. No. Dov'è il poliziotto? Cioè, sono finito in allerta. Lo trovo io! Cambia arma. Cos'è sta roba qua? Cos'è l'arma? Qua la pistolina. Ma fa cagare! Di quella lì. Ho trovato un'auto. È scappata. Oh cazzo, vienimi a prendere. Certo, ma quello lì no. Ma che. Lo schiaccia L1. L1? Ecco. Lo so, l'ho fatto io. Sali. L'ho fatto io, ragazzi. Comunque, ragazzi, a questo punto direi di. Vediamo se mi riesci a farlo più con questa. Però è troppo bella come auto sta qua. Con questa. Sì. Ragazzi, non provateci. Frena a mano e va che stressata. Ragazzi, un gioco di auto magnifico. Schiviamo per l'ultima volta gli oggetti. Cioè. Vabbè, hai capito? Ok, io direi di finire qui e basta. Quindi ragazzi, bella a tutti da Wolf e da Jacopo Mirro e alla prossima!